mi auguro che l'esito non sia negativo, quindi per adesso noi siamo qui, attendiamo questa decisione e poi valuteremo tutto quello che c'è da fare, quindi valuteremo laddove dovesse decidere per assumere le prove la Corte d'Appello, ci prepareremo per l'assunzione della prova, laddove dovesse decidere altro valuteremo il da farsi. Ha visto come sono vestiti in questi giorni prima di questa ultima udienza? Guardi, li ho visti questa mattina quando sono arrivati e poi è da un po' di giorni che non li vedo. Come stanno? Qualche parola se l'ha scambiata con loro? Certamente loro stanno, si sta celebrando un giudizio di revisione e quindi attendono anche loro l'esito di questa decisione che è pur sempre, potrebbe essere pur sempre una decisione intermedia, anzi e certamente sarebbe una decisione intermedia, però loro aspettano e sperano che possa accadere qualcosa per loro. Noi vogliamo dimostrare i fatti che abbiamo rappresentato nella richiesta di revisione e in base a quei fatti rappresentati abbiamo chiesto l'ammissione di determinate prove. Quindi noi vogliamo solo soltanto che ci venga consentito di provare come in tutti i processi quei fatti, altrimenti non avrebbe avuto senso diciamo la nostra opera e non avrebbe avuto, non ha un senso nemmeno quello che è avvenuto fino ad ora, insomma. Quindi noi ci aspettiamo che vengano ammesse determinate prove per provare quei fatti, insomma, come nei processi, come in tutti i processi. Del resto le norme che disciplinano la richiesta di revisione rimandano proprio al processo di primo grado, come tutti i processi di primo grado. Quindi ammissione delle prove, sentire i testi, i consulenti e acquisire i documenti. Se uno dovesse scegliere, sì. Se uno dovesse scegliere una delle. Beh, ci sono delle prove che sono tra di loro collegate, e quindi visto il collegamento è difficile scegliere. Certo è che l'argomento che noi troviamo dirimente rispetto a tutte le prove che attualmente reggono la sentenza di condanna risulta essere la dinamica della morte della signora Cherubini, che rende incompatibili, cioè una prova d'alibi sostanzialmente, quella che si chiama prova d'alibi, incompatibile Olinda Rosa con la strage. Quindi se uno si dovesse accontentare, io mi accontenterei di quello.